Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Eccoci qua con una nuova ricettina natalizia. Allora, oggi andremo a fare una cosa veramente particolare e molto d'effetto. Allora, ora vi inquadro qui le pigne, perché l'argomento del mio video saranno proprio le pigne. Allora, oggi andremo a realizzare le pigne di cioccolato. Allora, gli ingredienti che vi occorrono sono circa 200 g di cioccolata fondente, poi più o meno, non è proprio la metà, diciamo di panna liquida da montare, lo zucchero a velo per decorare dopo e poi i cereali, questi al cacao fatti a forma di petalo, vedete? E poi la granella di nocciole, che però questa è facoltativa. Allora, il procedimento è molto semplice. Io adesso andrò a mettere qui ovviamente la panna e andrò a bagnomaria a scioglierla. Una volta che la panna, insomma, e la cioccolata saranno sciolti, dobbiamo tenerlo più o meno in frigo circa, facciamo un'ora, non lo so, appena comunque vedete che si è solidificato bene l'impasto. Una volta fatto questo, dobbiamo andare a creare delle semipalline, che poi comunque vi farò vedere dopo, per poi andare a realizzare con i nostri petali di cereali tutto intorno, diciamo, la forma della pigna, come potete notare. Vedete la pigna com'è fatta? E niente, e ovviamente poi come decorazione sopra lo zucchero a velo. Allora, io vi mando un bacione. Vi lascio il video e mi raccomando, lasciate tanti mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Allora, eccoci qui che stiamo per ovviamente far sciogliere il cioccolato a bagnomaria con la nostra panna. Io adesso andrò ad aggiungere, ovviamente ad occhio, un po' di granella di nocciole. Eccoci qua, allora la cioccolata si è sciolta, questo è il risultato che dovete ottenere. Adesso la facciamo raffreddare completamente, dopodiché la mettiamo in frigo a far rassodare. Quando insomma il composto vi renderete conto che è diventato comunque diciamo duro, possiamo iniziare con la preparazione delle nostre pigne. Ci vediamo fra circa un'oretta, per voi sarà subito, per me sarà un po' di più. Ciao! Allora, eccoci qua, tornati per preparare ovviamente le nostre pigne dolci. Allora, volevo darvi un consiglio, se per caso notate che la cioccolata non, diciamo, si solidifica bene, potete tranquillamente prendere un pochino di cereali e poi tritarli e andarli ad aggiungere al composto. Poi vedete voi un po' come preferite. Comunque adesso iniziamo la preparazione e dividiamo ovviamente la cioccolata in palline.